Grazie ragazze, siccome non vi ho fatto l'intro all'inizio del video, noi siamo a metà giornata, ma siccome non ho fatto l'intro all'inizio del video lo farò qui. Bonjour, bonjour, anche questo video è in collaborazione, sì, qui c'è Gatto Damer come al solito. Ciao, il mio gattino Ludo bianco un po' carancione. Anche questo video, stavo dicendo, lo filmerò con il mio nuovo Nokia 8. Anche questo è in collaborazione, anche questo vlog in collaborazione con la Nokia Mobile. Vi avevo detto che avrei girato 3 vlog con questo cellulare e questo è il secondo. E quindi adesso vi rimando all'inizio del video. Ciao, buona giornata assieme a noi. Molto presto per il mio solito e quindi una pettinatura in scena, ma stiamo andando in ospedale perché Tomarsi deve togliere i punti. Evviva! E da domani si torna a lavorare! Purtroppo sì! Eccolo qua, Caro Damer! Appena lo accarezzi non mi auguro più. Caro Damer! Ciao, saluto a tutti! Ciao ragazzi! Io vi voglio tanto bene! Tutti i miei fan! E le mie ciabatte unicorno? Ah, oh, sì, sì, abbiamo capito. Tempo, sei pronto per togliere i punti? Assolutamente sì, veloce. Paura, veloce. No, facciamo veloce. Io sono veramente sconvolta, cioè non sono orari per me questi. Ciao, Gatto Stellina. Sì, tu sei sempre il protagonista. Ma Gatto Stellina, ti dico che la mattina presto è molto, molto vispa, eh. Ah, sì? Sì, sì. Davvero? Funziona. Ah, guardala, ti sta parlando, Gatto Stellina. Infatti, è per questo che io e lei non ci incontriamo mai, perché quando mi sveglio lei dorme, quando lei è sveglia lei dorme sempre, però ti dico che di mattina è vispa. È vispa, sì, la vedo vispa, guarda che sguardo vispo che ha. Beh, io nel frattempo mi stavo preparando la colazione, che è, allora, yogurt greco, mirtilli, che non si vedono ma ci sono, ve lo garantisco, mirtilli e banana, e adesso ci verseremo sopra un po' di miele. Fatto? Abbiamo il numeretto? Che numero abbiamo? 24. 24. Finalmente tolti i punti, evviva, evviva. Qualcuno si dimentica sempre di mettere la fede. Tu, vergognati. La metto subito adesso. Tu sei un uomo sposato e non ti metti la fede. Solo, vergognati, solo vado via. Oggi. Solo oggi. E sì, e ieri? Anche. Yeah, anche. Cosa ti ha detto il dottore? Per quanto tempo non devi fare allenamenti con i pesi? 7 giorni. Ah, no, 7-10 giorni ha detto. No, perché Tomas mi fa bene io adesso. Allora mi hanno tolto i punti, io torno a casa e faccio allenamento e alzo i pesi. Faccio no, beh, magari chiedi al medico. Infatti ha detto no, altri 7-10 giorni. Non ha detto, ti ha detto 7-10 giorni. E stare attento tu. Che bella giornata oggi. Infatti sono in braghe corte. Sì, braghe, pantaloncini. Io voglio farvi notare il mio outfit, cioè cappotto, felpa e cappotto, e l'outfit di Tomas. Pantaloncini corti, maglietta, t-shirt, a metà ottobre. A metà ottobre. Io non ho parole. Ti ho detto, non servono le tue parole. Grazie, grazie. Non servono. Tra un po' attento che neanche le tue, visto che non hai l'anello. Piccola sosta al supermercato, andiamo a fare la spesa. Quello che abbiamo preso finora, patate, kiwi, yogurt greco, banane e uova. Niente di speciale in realtà. Pito un po' di più il carretto, abbiamo preso anche filetti di pesce surgelato e poi pizzini, pasta, bavette, tonno, mitiche cannucce che io bevo con il tè, con Coca-Cola, ammorbidente, popcorn da fare al microonde e latte. Quando al supermercato ci sono le canzoni dei Backstreet. Io cerco di scegliere i detersivi. I want you to know. Questa è una bella canzone. Tell me why. Say I want it that way. Non finisce. Ci sono tutte le cose di Halloween. Sì, che figo. Sì, è tu.
zucca. Compriamo la zucca? Come no? Compriamo la zucca? Allora siamo qua. Ti lo dici, sti please. Siamo tornati a casuccia. Ciao, Gabo Denver. Ciao. Ciao. Mio vedino tutto bianco e un po' arancione. Tutto bianco e un po' arancione. La mia cabina armadio, sì, sono troppo contenta che mi avete scritto in tantissimi che vi piace, che cioè, vi giuro, troppo troppo felice, grazie, è il mio orgoglio questa cabina armadio, io ogni tanto ci entro e la guardo e la ammiro così, e poi c'è Gatto Denver che subito mi fa tornare al momento presente. Ciao caro Denver, ciao caro Denver. Bene, adesso io mi preparo perché vado a filmare un nuovo video, sarà il video in cui utilizzo solo prodotti presi nel negozio da 99 cent, sono tutto prodotti appunto da 99 centesimi, quindi vado, mi preparo, pranziamo, a dopo. Ciao caro Denver! Ciao! Mio patatone, mentre io lavoro al cellulare, mi ha fatto il pranzetto! Cosa hai fatto? Cosa mangiamo? Bavette. Sì. Con lo spezzatino. Miam, che buono. Guardate il piatto mio e guardate la montagna Everest del piatto di tua mangiare tutto. Buon appetito. Buon appetito anche a te. Finito di filmare il video, non guardate questa macchia perché l'ho fatta per l'anteprima, però complessivamente il trucco con i prodotti da 99 cent non è poi così male, eh? Non lo so, infatti... Botterete voi nel video, perché tralasciando questa cosa non è poi così male. Comunque, adesso vado a struccarmi perché quest'occhio un po' mi brucia, quindi non vorrei che mi facesse reazioni allergiche strane. Vado a struccarmi, anche se appunto non mi dispiace per niente. E poi mi metto subito al montaggio perché voglio caricarlo subito oggi questo video. Sono le fasi finali del montaggio del trucco 99 cent. Nel frattempo ho tolto tutto quanto perché la matita mi stava veramente dando un po' di fastidio sull'occhio. E qui, come al solito, c'è il mio assistente, il signor Garu Never. Salve assistente, grazie, assistente alle riprese, al montaggio, assistente di tutto, grazie, molto utile. Ogni tanto continuo a mangiucchiarsi il mio cavo qua. Grazie, grazie Garu Never, grazie Garu Never. Che cazzo devo? Never. Non si fa, non si fa. E qui c'è patatone che sta giocando al sudoku. E cosa stai mangiando? Galak. La cosa più buona al mondo? La cioccolata più buona di tutto il pianeta terrestre? Sì, no, ci sono molte buone cioccolate, anche la... Anche quella di Ferrero Rocher è buona, se no è buona quella, la Lindt è buona. I Kinder fetallati, i Kinder collati. Kinder normali? Sì, però la mia preferita è la Galak. Infatti, voglio far notare qualcuno, no, in realtà arrivo fino a... Qualcuno si è appena mangiato metà tavoletta. Mi ha detto portala via perché sennò la mangio tutta. Come così? Patatone, è buonissima la Galak. Chi non piace la cioccolata Galak? Chi non piace? Come può non piacere la cioccolata Galak? Impossibile. Questa è la nostra cenetta. Per Tomas, due filetti di manzo, giusto? Quindi giusto? Carne. Carne, ovviamente. Scusa, no, pensavano che fosse pesce il manzo. No, però sai, oggi abbiamo fatto una cosa diversa. Tu hai preso pesce. Ah, sì, giusto. Sì, lui carne e poi vicino c'è, questa si chiama valeriana con pomodorini e mozzarella, ma l'hai condita? C'hai messo? Sì, ah, sì, no, okay. E anche per me una mozzarella solo light. Ah, ok. Anche per me una mozzarella light e poi filetto di, credo sia merluzzo, non siamo sicuri, e, carote e un uovo all'occhio di bue. Buon appetito! Grazie, Miam, buon appetito! Tomas si sta preparando per andare a nanna e io sono al computer, in realtà questo è il computer di mio papà e glielo sto sistemando perché tipo era lentissimo, allora è venuto qua, me l'ha lasciato e adesso l'ho formattato eccetera, quindi gli sto sistemando tutte le foto, facendo le cartelle eccetera, e ci sono foto troppo carine in cui fa il tipo il fashion blogger, si fa le foto, i selfie allo specchio come me. Cioè, tipo questa, ditemi se non è troppo forte, vi prego, probabilmente mi ucciderà che ve la sto facendo vedere, però secondo me è troppo forte, cioè guardatelo, bel bagno, si fa i selfie, mio papà è troppo un fashion blogger.
Poi c'è questa, qui si stava facendo un altro selfie, è troppo forte, vi giuro. Evidentemente ha visto me e si fa i selfie anche lui, oddio, che carino. E ce ne sono parecchi. Poi c'è questo, questo evidentemente ci ha preso gusto. Qui questa doveva essere la notte rosa perché si era vestito in rosa. Vi prego, che forte. Cioè, mitico, mitico, mitico. Chissà cosa pensa la gente che lo vede che si fa i selfie. Beh. Selfie con il mio libro, forse dovrei mettergliela a posto, raddrizziamola. Selfie con il mio libro, yeah! La mia mise molto pigiamosa, sono al computer e sto leggendo i commenti che mi avete scritto sotto il video del matrimonio. A parte che devo assolutamente ringraziarvi di nuovo, so che continuo a ripetermi con questi ringraziamenti, ma i vostri commenti sono talmente belli che mi fanno emozionare, quindi grazie, grazie. Però una cosa stranissima ho notato, perché ho notato il primo commento, ho detto boh, ma da dove esce questa cosa? E poi ne ho notato un altro, poi un altro, poi un altro ancora, e intanto mi avete scritto che vi sembra di aver visto Neil, il mio ex ragazzo, nella cerimonia o in chiesa, non ho ben capito dove, però no, non c'era. Io già ve l'ho detto diverse volte, ma io da quando ci siamo lasciati, quindi si sta parlando di 2 anni e più, 2 anni e mezzo fa praticamente, che io non l'ho più né visto né sentito, né tantomeno l'ho invitato al mio matrimonio, come potete immaginare, quindi non era lui quello che avete visto, forse sarà stato qualcuno che da dietro, non so perché mi avete scritto da dietro, vi sembra di averlo visto, gli assomigliava, o forse quando qualcuno pensa una cosa talmente tanto, poi magari gli sembra di vederla, ma non è così. Quindi no, in realtà no, non c'era il mio ex ragazzo. Voi tutte in cerca di scoop, noto. No, non c'era il mio ex ragazzo. In realtà un'altra cosa che volevo raccontarvi, ne stavamo parlando anche con Tomas poco fa, era della brutta esperienza che abbiamo avuto durante questo trasloco. Praticamente ci siamo resi conto, noi avevamo un sacco di scatoloni, e li abbiamo numerati, solo che mentre li svuotavamo, loro erano ancora qua e li hanno portati via. Quindi in realtà noi non abbiamo poi potuto verificare che tutti e 102 scatoloni fossero arrivati a destinazione. E cosa è successo? Una volta che abbiamo svuotato tutti gli scatoloni, ci siamo resi conto che alcune cose mancano. Niente in realtà di valore, assolutamente, per fortuna, ma stupidaggini, tipo un paio di stivaletti che mi stavano un po' piccoli e non li mettevo mai, però erano seminuovi, li ho pagati poco, tipo su Asos, però mancano. Poi la sveglia, vi ricordate la sveglia azzurra, quella a forma di cuoricino che c'era sempre sul comodino di Tomas? Ecco, la sveglia è scomparsa e l'ho inscatolata, mi ricordo, assieme a mia mamma, eravamo in camera da letto, quelle cose che è come se fosse stato ieri, mi ricordo, perché c'era solo uno spazio in uno scatolone, erano tutti pieni, ho detto a mia mamma mettiamola là, e quindi l'abbiamo chiusa, inscatolata, inscocciato, lo scatolone però qua non è mai arrivato perché la sveglia non è mai arrivata, lo scatolone dove c'era la sveglia non è mai arrivata. Poi gli scarponcini, mi sono resa conto di un'altra, c'era una scatola in cartone con i glitterini grigio che io avevo riempito di cosine, altra cosa che non è mai arrivata perché ho la sua sorella, e per questo che mi sono resa conto, perché ho la sorella che è un'altra scatola rotonda con i glitterini viola che è arrivata, che era in un altro scatolone, e quella grigia non è mai arrivata, e mi sto chiedendo quali altre cose ci fossero in quello scatolone, perché ovviamente nessuno scatolone era semivuoto, quindi erano tutti strapieni fino all'orlo, questo significa che tutto uno scatolone di roba è andato perso. Secondo me c'erano tipo vestiti, pigiami, roba del genere, assolutamente niente di valore, perché tutte le cose di valore le avevo io sott'occhio, però ti dà un po' di fastidio, no? E io non so, sinceramente vi dico, ci siamo trovati molto molto male con questa impresa di traslochi, io non farò nomi veramente perché poi mi becco denunce, non sia mai, quindi non farò assolutamente nessun nome, niente di niente, però appunto ne parlavamo di nuovo prima con Tomas ed è stata proprio una brutta esperienza, ci hanno fatto un preventivo per poi non finire i lavori, nel senso che mi hanno detto guarda tu, io calcolate che Tomas si era appena operato con i punti in schiena, non poteva assolutamente alzare pesi, niente, e io invece ero con la mononucleosi che volevano ricoverarmi in ospedale, per fortuna mi hanno fatto andare a casa, quindi con cortisone, antibiotici, milza e fegato ingrossati, non potevo muovermi, non potevo fare niente. E questi mi hanno detto, boh, scrivi su tutti gli scatoloni esattamente in quale stanza, premetto che
abbiamo pagato parecchio questo trasloco, non ci hanno fatto un prezzo di cortesia. E ci hanno scritto, mi hanno detto, scrivi su ogni scatolone esattamente in quale stanza dobbiamo metterlo. Quindi io su 102 scatoloni ho scritto tata da studio, bla bla, e tutte le cose dello studio me le hanno messe in realtà in soggiorno. E io ho chiesto, anche nel video l'ho menzionata questa cosa, ma mi sono detta boh. Poi mi hanno detto sì, perché dobbiamo prima montare i mobili, poi li portiamo nello studio. Ok, poi in realtà il giorno della fine dei lavori è arrivato, alle 18 in punto questi hanno preso e sono andati via. Hanno lasciato tutti gli scatoloni dall'altra parte della casa che dovevano andare nello studio, dopo avermi detto che li avrebbero spostati. Sono rimasti là, Tomas con i punti e io con la mononucleosi abbiamo dovuto spostare tutto. Altri mobili che hanno portato dalla casa di famiglia di Tomas, che andavano in soffitta, me li hanno mollati nello studio. Ma questo non è niente, perché tutta la cabina armadio che andava montata, e messi i bastoni, messi le mensole, messi i cassetti, loro hanno lasciato tutto a terra smontato e mi hanno detto no, che non si può fare, perché poi quelli dell'IKEA, quando venivano quelli dell'IKEA a montare un'altra parte di armadio, non potevano spostarli. In realtà io sapevo, e gliel'ho detto, io sapevo già esattamente dove quegli armadi dovevano andare, quindi se loro li montavano potevamo già lasciarli là, non c'era bisogno che quelli dell'IKEA spostassero niente in realtà. E gliel'ho detto più volte, però loro mi hanno risposto proprio chiaramente, noi non torniamo più, perché ormai il preventivo era già stato fatto, non so se mi sono spiegata tanto bene, perché loro inizialmente ci hanno fatto un preventivo, poi devono essersi resi conto che in due persone non sono riusciti a finirlo e non volevano aggiungere una giornata di lavoro, potevano essere onesti e dirmelo, guarda, abbiamo fatto male i conti, ci sarebbe da aggiungere qualcosa al preventivo, perché noi dobbiamo fare un'altra giornata di lavori, e va bene, però almeno non mi trovavo tutta la casa da fare, spostare noi tutta la roba, portare in soffitta mobili che non potevamo portare, spostare gli scatoloni, che poi quelli dello studio che li hanno lasciati qua erano i più pesanti di tutti, potete immaginare tutti i trucchi quanto pesano. Il che non è un problema se noi avessimo deciso di farlo noi, però abbiamo assunto una ditta di traslochi proprio perché non eravamo in grado di fare nulla e perché volevamo lasciare fare tutto a loro. Ma appunto la cosa più grave di tutte è stata che sono sparite delle cose. E appunto, non, per fortuna non era assolutamente niente di valore, però ti dà fastidio, anche perché non so nemmeno esattamente che cosa mi manchi. Ogni giorno mi rendo conto, gli stivali, perché ne avevo un altro paio bordeaux, e oggi, ieri, ho visto quegli stivali lì, però quelli neri sono scomparsi e li avevo assieme, cioè li avevo nell'altra casa perché li ho messi tipo due giorni prima di trasferirci. Poi appunto la scatola, poi la sveglia, mi ricordo che la scatola era piena di cosine, piena di soprammobili, non mi ricordo che cosa ci ho messo dentro, ma purtroppo è andata così anche questa volta. Dà estremamente fastidio. Anzi, voglio aggiungere, è molto importante, perché noi non siamo sicuri ovviamente che siano responsabili quelli del trasloco, molto probabilmente io penso che quelli non si siano fregati così uno scatolone a caso, io penso che loro facendo il trasloco ed essendo solo in due non c'era sempre una persona a sorvegliare il camion, quindi l'hanno lasciato lì incustodito e qualcuno deve aver visto uno scatolone, qualcosa che magari non era molto pesante perché quello scatolone era leggero, e se lo deve essere preso, questo è quanto. Cioè magari qualcuno in macchina ha visto sto scatolone, se l'è preso, messo in macchina e sono andati via. Secondo noi questa è la cosa più probabile. Però resta il fatto che è sotto responsabilità della ditta di traslochi, quindi dovevano essere loro a stare attenti, perché noi gli abbiamo affidato tutte le nostre cose, quindi... E ripeto, ancora non sappiamo, Tomas non sa se c'erano delle cose sue nello scatolone, io penso di no, penso che fossero solo vestiti miei, scarpe, a parte la sveglia di Tomas. Quindi questo è quanto, trovo sempre un modo nei vlog veramente per parlare di cose negative, ma sto usando questi vlog un po' anche per sfogarmi, tipo come se fosse la mia migliore amica e io vi chiacchiero e vi dico mannaggia, cosa mi è successo questo, è successo quello. Comunque, appunto, per fortuna si trattava di roba di poco valore, non era valore affettivo, niente di niente, era uno scatolone di cui posso fare sicuramente a meno,
però ti dà fastidio il principio, perché non è giusto, tutto quello che tu in scatoli vuoi che ti arrivi in casa nuova, giusto? E invece non è stato così. Comunque io penso che adesso vi saluterò e andrò a nannetta, perché è già parecchio tardi, ho sistemato il computer di mio papà, sono molto molto contenta, e basta. Quindi buonanotte, spero vi piacciono questi video un po' chiacchierici, un po' vlog in giro, non lo so. Buonanotte e alla prossima, vi voglio bene, ciao.